Riunione questa mattina al municipio di Battipaglia riguardanti i PEI, a cui hanno partecipato i primi cittadini di Battipaglia, Bellizzi ed Olevano sul Tusciano. Andiamo a risolvere con chiarezza quel qualcosa che avevo già anticipato, che bisogna ripristinare perché c'è una confusione, non c'è una coesione con gli organismi che dovrebbero accompagnare questo processo di messa in ordine. Quindi credo che ristabiliremo un po' un percorso ordinario. Finalmente abbiamo capito che gli organismi non vogliono accompagnare questo processo, c'è una mancanza di presa di coscienza e quindi giustamente le famiglie si lamentano, la cooperazione si lamentano, le cooperative, gli operatori hanno difficoltà perché è una materia complessa, si ha a che fare col disagio. Io l'ho sempre detto, dobbiamo stare attenti a non colpire la sensibilità di queste persone, quindi credo che bisogna resettare urgentemente, cosa che io avevo anticipato sostanzialmente chiedendo una conferenza di servizio con l'ASL, cosa che comunque andremo a fare perché non si può rifiutare un organismo sanitario che è l'unico titolato per stabilire dei principi su un qualcosa di fuggendo dalla responsabilità. Quindi io credo che tocca alla politica adesso resettare, ripristinare giustamente, dare riconoscenza ai dirigenti scolastici, agli operatori sanitari nella loro interezza. Quindi basta, questa storia va messo un punto. Ci sono altri sviluppi o più o meno questo quello che accadrà? No, ma la linea che dobbiamo seguire era già questa. L'unica cosa, bisognava convincere, trovare le risorse compatibili, perché in corso d'opera non si possono raddrizzare delle operazioni, vanno fatte con calma e deve esserci una gabbina di regia dove tutti gli attori siedono a quel tavolo, gli operatori sociali, l'assistente sociale, la scuola, ma soprattutto i genitori che hanno bisogno e hanno effettivamente, devono avere il supporto della politica, delle istituzioni.